di Manfredonia Ischia, una sconfitta amara, sicuramente che fa male in questo momento. Sentiamo le tue parole. Che devo dire, la partita è stata fatta anche discretamente, però dopo l'ennesimo calcio d'angolo mi ha preso gol, dopo insomma, 2-0 abbiamo fatto calcio d'angolo a fuori nostro, dopo la linea arriva scaduta l'espulsione, poi credo che sono tante partite che così in casa. Quindi dobbiamo un attimino pure insomma, pensare a altre cose, no? Adesso è a caldo la situazione, quindi poi insomma siamo più caldi. Parole pesanti queste perché aprono ad un orizzonte. Se ti perdi, bisogna mettersi in discussione, no? In questo momento l'allenatore. Sono quello che aveva perso 5 partite, non mi ricordo, 5 partite in casa, 7 partite in casa, 5 partite in casa, sono tante, quindi bisogna anche insomma mettersi in discussione. Io, al di là di essere allenatore di Ischia, la cosa importante è che vada bene l'Ischia, no? In questo momento non stiamo andando bene e dobbiamo andare a cercare il problema, no? Per risolverlo, quindi è la cosa, però insomma adesso domani con calma parleremo con Pino, con la società. L'ultima per me per tornare al campo, diciamo quello che abbiamo visto, volevo chiedere in particolare solo il cambio di Montanino, che abbiamo visto nel primo tempo. Tenevi grande, Ah, se sei vabbè. grandi. Risposto, ok, per me grazie. Mister, ecco, pagate quello che sono due disattenzioni, perché alla fine, come ha detto lei, la prestazione di Ischia è stata discreta, in entrambi i voli Ischia stava, diciamo, facendo bene, stava attaccando, poi sono arrivate queste due disattenzioni sul calcio Ma d'angolo. noi in questo momento ci sono tante le disattenzioni. Se tu vai a vedere le partite che abbiamo fatto, disattenzioni su disattenzioni portano via dei punti e se è in continuo vuol dire che è un problema. Perché se ti capita una volta, vabbè, ti capita una volta, però se ti capita in ripetizione e ogni volta prendi gol su una partita, insomma, non è che avevamo fatto chissà che cosa. Tutte e due le squadre in quel momento, anzi forse nel secondo tempo che ci siamo messi a giocare un'altra volta 4-3-3, stiamo facendo anche meglio, insomma, nel primo tempo facciamo fatica a metà campo, poi dopo c'è stato il calcio d'angolo, sta dopo gol, insomma, dopo non siamo più riusciti a 10, quindi siamo rimasti in 10, quindi, ho detto, è una situazione. Io credo che quando arrivano queste situazioni così bisogna insomma riflettere bene su tante partite, poi dopo io voglio ringraziare con un affetto il comune di Ischia che dopo 7 mesi stiamo ancora a giocare in questo campo. Io non mi voglio prendere nessun tipo di alibi per l'amor di Dio, però siamo veramente nel 2024 e non è possibile andare dopo 7 mesi a tenere ancora il campo con quelle condizioni. Poi al di là di quello sono scarsa, allenatore scarso se non è capace di fare, però bisogna anche mettere nelle condizioni le persone di lavorare, capite? Perché adesso siamo diventati veramente subiti, perché dopo 7 mesi, non ti parlo dall'allenatore, adesso ti parlo da tifoso, se è normale dopo 7 mesi continuo sono 10 partite con tutto che stiamo sull'isola, ma con tutto rispetto insomma ci veniamo a giocare per Forio, ringraziamo il comune di Forio, la società del Forio che ci dà la possibilità di giocare, ma se è normale che stiamo a novembre, fra 10 giorni a dicembre stiamo ancora col campo così, ma con questo io non voglio prendere nessun alibi, la colpa è da allenatore e tutto. Però almeno che ci mettevano nelle condizioni di poter fare calcio, no così, poi dopo allenatori scarsi, giocatori sono scarsi e tutti scarsi, la società non capisce niente, va benissimo così, però almeno ci mettono nelle condizioni di poter fare calcio, perché in questo momento l'unica cosa che non stiamo facendo è questo. Mister, un'ultima domanda, la lasciamo per quanto ci riguarda, per quanto riguarda solamente i tifosi, il messaggio che volevo dire ai tifosi.
Io capisco tutto, è anche normale, perché dopo diventa pesante, però in questo, credo che noi siamo stati 2 anni con le mani alzate, adesso in questo momento questa, che insomma tutti, pur allenatore in difficoltà, bisognerebbe aspettare un attimino che finisse la partita, dopo ci sta via da fare insomma tutto quello che c'è da fare, perché io li capisco. La quarta partita in casa diventa un problema, però almeno i ragazzi mi aspettavano un momento, questi ragazzi, questi non sono abituati ad avere questo tipo di situazioni, pure se ti devi una contestazione tra virgolette, ecco. Non sono abituati, sai perché non sono abituati? Perché 4 anni fa, quando hanno perso la Serie D qua a Marigliano, a fine partita i tifosi sono andati a fare i gol sotto dove mangiavano il ristorante. Cioè, non hanno perso la Serie D e i tifosi sono andati a fare i gol, sono stati tifosi, è sempre stata una da supporto anche nelle situazioni di difficoltà, no? Oggi è l'ennesima brutta figura, e a capo ci sta l'allenatore, quindi sono io responsabile di tutto, insomma, se almeno si finiva la partita, perché dopo facevano tutto quello che dovevano fare ed era giusto, non era sbagliato. Io sono sicuro che faccio una domanda, una curiosità, ma Enrico Bonocore ad oggi è soddisfatto di questa rosa? Noi abbiamo fatto la squadra, sono i giocatori, il 70% i giocatori dell'anno scorso. Abbiamo preso dei portieri che in questo momento